Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questa terza domenica di Quaresima ci presenta il tema della conversione. Nella prima lettura, tratta dal libro dell'Esodo, Mosè, mentre pascola il gregge, vede un roveto in fiamme, che non si consuma. Si avvicina per osservare questo prodigio, quando una voce lo chiama per nome, invitandola a prendere coscienza della sua indegnità, gli comanda di togliersi i sandali, perché quel luogo è santo. Io sono il Dio di tuo padre, gli dice la voce, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e aggiunge, io sono colui che sono. Dio si manifesta in diversi modi, anche nella vita di ciascuno di noi, per poter riconoscere la sua presenza, è però necessario che ci accostiamo a Lui consapevoli della nostra miseria e con profondo rispetto. Diversamente ci rendiamo incapaci di incontrarlo e di entrare in comunione con Lui. Come scrive l'Apostolo Paolo, anche questa vicenda è raccontata per il nostro ammonimento. Essa ci ricorda che Dio si rivela non a quanti sono pervasi da sufficienza e leggerezza, ma a chi è povero ed umile davanti a Lui. Nel brano del Vangelo odierno Gesù viene interpellato circa alcuni fatti luttuosi, l'uccisione all'interno del Tempio di alcuni Galilei per ordine di Ponzio Pilato, il crollo di una torre su alcuni passanti. Di fronte alla facile conclusione di considerare il male come effetto della punizione divina, Gesù restituisce la vera immagine di Dio, che è buono e non può volere il male, e mettendo in guardia dal pensare che le sventure siano l'effetto immediato delle colpe personali di chi le subisce, afferma, credete che quei Galilei fossero i più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Gesù invita a fare una lettura diversa di quei fatti, collocandoli nella prospettiva della conversione. Le sventure, gli eventi luttuosi, non devono suscitare in noi curiosità o ricerca di presunti colpevoli, ma devono rappresentare occasioni per riflettere, per vincere l'illusione di poter vivere senza Dio e per rafforzare, con l'aiuto del Signore, l'impegno di cambiare la vita. Di fronte al peccato Dio si rivela pieno di misericordia e non manca di richiamare il peccatore ad evitare il male, a crescere nel suo amore e ad aiutare concretamente il prossimo in necessità per vivere la gioia della grazia e non andare incontro alla morte eterna. Ma la possibilità di conversione esige che impariamo a leggere i fatti della vita nella prospettiva della fede, animati, cioè dal santo timore di Dio. In presenza di sofferenze e lutti, vera saggezza è lasciarsi interpellare dalla proprietà dell'esistenza e leggere la storia umana con gli occhi di Dio, il quale, volendo sempre e solo il bene dei suoi figli, per un disegno imperscrutabile del suo amore, talora permette che siano provati dal dolore per condurli a un bene più grande. Cari amici, preghiamo Maria Santissima che ci accompagna nell'itinerario quaresimale affinché aiuti ogni cristiano a ritornare al Signore con tutto il cuore. Sostenga la nostra decisione ferma di rinunciare al male e di accettare con fede la volontà di Dio nella nostra vita.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Angela Domini. Via mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Vigne diciamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, usque Angelo Annunciante, Christi Fili tua Incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.